Ben ritrovati alla liturgia del giorno 16 settembre 2020. Oggi è mercoledì della 24ª settimana del tempo ordinario e celebriamo la memoria liturgica dei santi Cornelio Papa e Cipriano Vescovo. Nella prima lettura troviamo un testo famosissimo dell'Apostolo Paolo, della prima lettera ai Corinti, conosciuto unanimemente come l'inno alla carità. Qui vi chiedo un po' di pazienza, anche perché vorrei dire alcune cose. Prima di tutto, che non si parla della carità, seconda cosa, che non è un inno. Anche questo non è male. Vediamo un po' il suo contesto. Per aiutarvi, vi richiamerei quello che ho detto nei capitoli 8-9 della prima lettera ai Corinti, quando si parlava delle carni immolate agli idoli. In quel contesto vi ho detto che il versetto 9 contiene: per questo tuo diritto il fratello va in rovina. Ecco, Paolo riprenderà la questione del diritto, ponendo che lui aveva un diritto più grande che veniva dal Signore, cioè il diritto, perché così il Signore ha disposto, di farsi mantenere dalla comunità a cui annuncia il Vangelo. Ma vi rinunciò per l'amore e per non costituire un ostacolo all'annuncio stesso del Vangelo. Quindi sta rispondendo ai Corinti che pur che voi abbiate un diritto e una retta conoscenza, ma la vera conoscenza che deve informare l'azione deve fare sempre i conti con l'agape, con l'amore. Ecco allora che poi darà le sue regole, come li abbiamo visto. In questo caso, il capitolo 13 che abbiamo letto fa un pochino da contraltare rispetto al capitolo 12, dove espone un problema preciso. È l'ordine delle assemblee. All'inizio del capitolo 12 si parlerà precisamente di questo, ma Paolo non risponderà con indicazioni, diciamo, di natura concreta sulle assemblee liturgiche. Queste indicazioni noi le troveremo nel capitolo 14. Paolo svilupperà invece una teologia ecclesiologica straordinaria che consta di 31 versetti del capitolo 12 e 13 versetti del capitolo 13. Poi ci sono ben 40 versetti con un complessivo di 84 versetti del capitolo 14, dove darà poi le indicazioni. Ma vi dicevo, questo inno all'amore, all'agape, eccetera. Guardiamo di dire qualcosa di un pochino più chiaro. Paolo non parla riguardo ai carismi o ai doni spirituali. Ecco, non c'è né carismi né doni spirituali nel testo greco, ma riguardo agli spirituali. Viene usato precisamente il complemento d'argomento, peri, riguardo a, intorno a. E Paolo non parlerà poi delle questioni spirituali, parlerà degli spirituali, ai quali ricorderà in prima battuta, versetti 1b-3, che senza l'azione dello Spirito non ci sarebbe neppure la confessione del nome di Gesù come Salvatore. Cioè, gli dirà chiaramente che nella Chiesa non ci sono gli spirituali e i non spirituali, perché o si è sotto l'azione dello Spirito e quindi si è spirituali, o semplicemente non si è. Subito dopo, dal versetto 4 al versetto 7, spiegherà l'origine dei carismi, che è l'origine in Dio, e la loro funzione in maniera molto sintetica, al versetto 7, quando dirà che i carismi sono dati non per l'abbellimento, per l'esaltazione di questo o quell'altro, ma traduce c'è il bene comune che non c'è nel testo greco. Siunferon vuol dire per l'utile. I carismi non sono indispensabili, sono manifestazione esterna dell'azione dello Spirito. E così poi, dai versetti 8-11, parlerà delle manifestazioni esterne di questi carismi. Sono molteplici, naturalmente. Ma il principio teologico poi lo troviamo ai versetti 12-13, dove dice che siamo un corpo solo, animati da un solo Spirito, guarda caso, ricevuto storicamente in un atto, e cioè nel battesimo. Quindi, caro spirituale, di cosa ti vanti se tutto è ricevuto da Dio e tutto è ricevuto, bada bene, dalla Chiesa? Anzi, dirà che lo Spirito di Dio è uno spirito cooperativo e che produce nelle varie membra un mutuo soccorso l'uni verso gli altri.
Come Dio ha disposto, così ha distribuito i suoi carismi. Poi, al versetto 28, ci racconterà anche l'ordine di questi carismi, prima gli apostoli, poi i profeti, eccetera, eccetera. Ma ecco, e veniamo a questo testo, ci mostrerà una parte più grande, e che è inutile parlare dei carismi, accessori della vita cristiana, se ti manca la sostanza della vita cristiana, cioè l'amore. Ed ecco che questo non è un inno, ma è un encomio che ha tre parti estremamente precise, lanciate da quel 12:31: desiderate intensamente i carismi dello Spirito, zelunte in greco, cioè gelosate i carismi. Interessante. E poi abbiamo la prima dimostrazione, che riguarda i versetti 1-3, dove noi abbiamo come dimostrazione il fatto che senza l'amore tutto quello che fai e quello che sei è pressoché inutile. E comincia. Se avessi il dono della profezia, anche qui in greco abbiamo il presente, se ho il dono della profezia, se la mia vita è così, e conoscessi, scusate, se parlo le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, ma non ho l'amore, anche qui è un presente, sarei come bronzo che rimbomba o cembalo che strepita, cioè sarei talmente stonato che mi intenderebbero tutti, proprio tutti. E allora ti rendi conto, caro carismatico, caro persona che pensi di essere così intelligente e bravo, che se ti manca l'amore hai una vita stonata di fronte a Dio. E se avessi anche il dono, se ho il dono delle profezie, tutta la scienza, altri carismi, possedessi la fede spettacolare del fare miracoli, ma non ho amore, non sarei nulla, nulla, di fronte a Dio nulla sono le opere dell'uomo compiute senza Dio, compiute senza amore. E infine, se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto. Qui addirittura pensate alla costruzione che Paolo fa, una costruzione identica alle parole dell'ultima cena, nella notte in cui fu tradito, fu consegnato. Bene, se anche ripetessi il gesto eucaristico di Gesù, ma non ho amore, non dice che non sarei nulla, dice che non mi servirebbe nulla. Ma la sostanza non cambia. Poi abbiamo la seconda parte, versetti 4-7, dove si descrivono le opere dell'amore. Sono straordinarie. Meriterebbe qui, evidentemente, una sosta importante. Vi accenno solo qualcosa. La traduzione lì non manca di rispetto, è debolissima. Non svergogna. Facendo riferimento all'uso di guerra, di spogliare i nemici vinti. La carità non se ne approfitta. L'amore non si approfitta neppure dello sbaglio dell'altro, della sua debolezza. Non cerca il proprio interesse, non gode del male ricevuto. Bene, gli sta bene, eccetera. E poi tutto scusa, io non capisco questo tutto scusa da dove salti fuori. C'è il verbo stego. Sapete cos'è lo steghe? È la tegola della casa. L'amore protegge, custodisce. Ripara come una casa. E infine l'ultimo passaggio, la superiorità dell'amore. La carità non avrà mai fine, anche qui c'è il verbo pipto, non decade mai, non passa mai. Fantastico. La carità, scusate, l'amore è anticipazione della fine. Mentre qui la traduzione, le profezie scompariranno, eccetera, in greco c'è il verbo katargeo, cioè vuol dire che saranno abrogate. Dio ha stabilito che profezia, doni delle lingue, tutto il resto sarà concluso con questo mondo. Ma chi vive nell'amore anticipa quello che si porterà anche nell'altro mondo. Chi vive nell'amore vive già nell'altro mondo. Ecco allora che conclude
dicendo ciò che è imperfetto è ciò che sarà perfetto. Ma l'amore lo anticipa. E mi dispiace che non abbiano messo 14.1a, che sarebbe la conclusione logica. Diocoten ten agape. Cercate intensamente l'amore. Però capite, il verbo dioco, il verbo che utilizziamo nel Nuovo Testamento per le persecuzioni. Perseguite l'amore. In senso traslato, vi rendete conto? Allora è come l'ossigeno per vivere. Se non c'è l'amore, non c'è nulla. E tanto più sarai vivo nella tua vita, quanto più cercherai l'amore. Il Salmo 32-33 che ascoltiamo in questo passaggio è un salmo che parte dall'esperienza del fedele. E allora che cosa dice? Cantate con arte, cioè mettetevi di impegno per suonare la cetra, acclamate al Signore. Non dategli gli scatti al Signore. E fate l'esperienza che è fedele ogni sua opera. E infine riconoscete il mistero d'amore che vi ha portato ad essere scelti come sua eredità. Il Vangelo, dopo aver celebrato lunedì l'esaltazione della croce e martedì la Beata Vergine Maria Addolorata, riprende nel suo percorso ordinario e ci propone questo spaccato del capitolo settimo interessante, una fotografia direi di natura antropologica da parte del Signore. Ma ascoltiamo il testo e poi lo commentiamo insieme. In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Parola del Signore. A chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? Gesù parlerà dell'austerità e della giovialità e la farà riferire a Giovanni Battista e la farà riferire al Figlio dell'uomo. Giovanni è venuto, non mangia, non beve, voi dite è indemoniato. È venuto il Figlio dell'uomo che mangia e beve, voi dite ecco un mangione, un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Un linguaggio sapienziale, cioè è stata riconosciuta dalle sue opere. Insomma, avete capito? Alla fine, se la canta in un modo non va bene, se la canta in un altro non va bene. E Gesù dice: ma chi siete voi? Siete quelli che non vi muovete mai, fermi soltanto su voi stessi. E allora vediamo un pochino che cosa possiamo portare via da questa liturgia della parola. Amore sì, ma a quanti carati? Qual è l'intensità del dono gratuito, se esiste dono gratuito nella tua vita? A quanti carati ami? Prova a cercare un'opera che hai fatto veramente in maniera gratuita nella tua vita. Prova a cercare qualcosa che sia una scintilla, una briciola dell'amore divino. Esperienza cantata è il salmo. Se non canti al Signore è perché non c'è l'esperienza del Signore, perché non hai fatto l'esperienza di sentirti amato dal Signore. C'è poco da fare, non andare a cercare tante altre questioni. Non canta la tua vita, perché non canta il tuo cuore. E infine il giudizio di comodo. Questo c'ha quello, quello c'ha quell'altro, ma non ti rendi conto che tu sei sempre fermo.
Ed è il modo migliore di perdere qualunque occasione, perché non ci sarà nessuna occasione che ti muove, che ti tocca, che ti smuove. Quante persone vivono così? Non hanno più nessun tipo di entusiasmo per la vita, ma sono prodighe di giudizi verso tutti, ne hanno per tutti. E non si rendono conto che è il miglior modo di non accogliere la salvezza del Signore. Quel convertitevi e credete al Vangelo, comincia di lì. Lasciate le vostre sicurezze, lasciate anche i vostri giudizi. Sono il piombo della vostra vita. Abbiamo finito anche oggi e io vi auguro una buona giornata.